Benvenuti a questa puntata speciale lungamente annunciata di Dragonland 4K, anzi Dragonland 4K, come direbbero gli americani. Bando alle ciance, qui parleremo di quello che non abbiamo mai toccato prima, cioè il cinema d'arti marziali e Bruce Lee, che è una cosa che io faccio solamente dal 1986. Quindi per ammorbarvi anche con i nuovi supporti tecnologici facciamo questa puntata, ma andiamo subito a presentare l'ospite speciale, specialissimo, il grande campione di MMA, che tradotto significa temeno come me pare, che è Carlo Pedersoli Junior, il quale ha accettato di parlarci con la sua autorevolezza di Bruce Lee, la sua opinione, ed è, come sapete, se non lo sapete adesso, il nipote di Carlo Pedersoli, ossia il mio mai abbastanza compianto amico Bud Spencer, del quale sono stato lungamente e indegnamente collaboratore. Quindi, caro Carlo Pedersoli Junior, a te la parola. Ciao Lorenzo, allora sono Carlo Pedersoli Junior, ti ringrazio Lorenzo, amico mio da anni, per questa opportunità di farmi conoscere nel tuo profilo. E sono nel mio centro d'addestramento Aurora MMA, in quel di San Basilio, faccio vedere a tutti. E sto preparando attualmente un match molto importante a Roma e mi è stato chiesto da Lorenzo di parlare un po' del fenomeno Bruce Lee e di tutti quegli argomenti che lui tratta sul suo canale con tutti i suoi follower, e ne sono onorato. Per quanto mi riguarda, non vengo dalla generazione di Bruce Lee. Io sono cresciuto con, in realtà, i film di mio nonno, Bud Spencer, e con un'altra serie di film inerenti comunque alle arti marziali, e in particolare sono cresciuto con un remake di un film di Bruce Lee che è Dragon, che era per me il film più figo che è stato fatto post Bruce Lee, perché a parte l'attore era perfetto nel ruolo di Bruce Lee, e sinceramente mi ci rivedevo molto anche nelle tecniche che utilizzavano, e poi la storia è bellissima. E praticamente questo film racconta un po' la storia di Bruce Lee. In molti dicono che non sia realistico e non sia consono a quella che è la storia vera, e dicono che si sia un po' discostata appunto dalla vera storia di Bruce Lee, però a me è piaciuto molto e l'avrò visto almeno 50 volte, penso, da piccolo. Quindi comunque, indubbiamente mi ha caratterizzato nella mia vita marziale la figura di Bruce Lee, perché comunque la sua importanza, il suo peso nell'MMA, nelle arti marziali c'è stato. E comunque, pur non avendo fatto combattimenti reali, perché non ha mai combattuto magari dentro gabbie o comunque in arene, match professionistici eccetera, la sua eredità la si sente anche nel mondo delle arti marziali miste. Io ne sono un fan, sia perché mi piace molto tecnicamente come si muoveva nei video che vedo comunque del passato, sia perché comunque ha dedicato la sua vita alle arti marziali, e quindi io comunque, avendo fatto lo stesso, io poi ho dedicato la mia vita al combattimento, lui magari più alle arti marziali, all'insegnamento, però diciamo ne sono fan nel mio piccolo. E se devo dire che è stato il fighter più forte della storia, no, non è così per me. Se devo dire che è stato una delle persone che ha fatto conoscere le arti marziali nel mondo, ti dico sì. Quindi questo è quello che penso, spero non sia un'offesa a chi ama Bruce Lee, perché, ripeto, anche io ne sono fan. E lo reputo un attore e un grandissimo artista marziale, più che un combattente, sinceramente. E niente, grazie di questo spazio che mi hai dato, è stato un piacere fare questo video e salutare tutti i fan di questo canale stupendo Dragonland, e niente, qualsiasi cosa mi verrà chiesto interverrò nuovamente.
L'invincibilità vera o presunta di Bruce Lee è stato uno dei cardini della sua leggenda, perché come dico sempre, Bruce Lee è una leggenda e non un mito. Oggi, a causa anche dei social, c'è un imbastardimento del linguaggio, quindi usiamo i termini un po' così, senza capirne veramente la stima. Se Bruce Lee fosse stato un mito, significa che non sarebbe mai esistito. Il mito è un qualcosa che l'uomo fa sin dalla notte dei tempi per spiegare la sua posizione nel mondo. L'uomo dell'antichità non sapeva spiegarsi, non so, la tempesta in mare, e inventava la deità Poseidone che ne era la causa. La leggenda invece è sempre un qualcosa di reale che poi viene trasceso e ingigantito dalla fantasia popolare, e su Bruce Lee se ne sono dette tante. Per esempio il fatto che il combattimento contro Chuck Norris al Colosseo fosse reale e che Bruce Lee fosse finito all'ospedale al Policlinico Gemelli, quando in realtà il combattimento è stato girato a Hong Kong. L'80% del film dell'Urlo di Cento terrorizza anche l'Occidente era girato a Hong Kong, e qui hanno girato solamente qualche esterno delle passeggiate di Bruce Lee, la scena con Malisa Longo, poco altro, il ristorante, l'ufficio del boss, il Colosseo nel momento in cui combattono, tutto a Hong Kong. E quindi, come dicevo, la leggenda poi diventa talmente smisurata che diventa anche confusionaria. Bruce Lee è stato una leggenda e non è stato un mito, e di conseguenza la sua invincibilità, oggi sappiamo, è presunta, non è reale, non esiste nessuna invincibile. Ma del resto lui non l'ha mai detto. Lui diceva sempre: credete alla metà di quello che vedete sullo schermo e non credete a nulla di quello che sentite dire su di me. Tuttavia è giusto e opportuno riportare sinteticamente le opinioni di alcuni grandi campioni dell'epoca che fecero sparring con lui, e trovatemi un campione del pugilato, Marvin Hagler o Mike Tyson, che abbia fatto sparring con Stallone solo perché aveva fatto Rocky. Non esiste, perché Stallone è un attore. Bruce Lee era un eccezionale marzialista, quindi era in grado anche di fare sparring con eccezionali campioni. Di lui Chuck Norris disse: io sono un professionista, quindi non abbiamo mai voluto arrivare al punto di confrontarci realmente, ma lui era molto bravo. Di lui Joe Louis, che in America era reputato il più grande karateka di tutti i tempi, disse: era un istruttore eccezionale, un motivatore eccezionale, perché quelli di taglia piccola, diceva Louis, passano tutta la loro vita ad ingegnarsi su come buttare giù quelli più grossi di loro. La medaglia d'oro olimpionica di judo, Howard Nishiyoga, ancora molti anni dopo non si capacitava del fatto che in sparring Bruce Lee l'avesse proiettata contro la parete a 3 metri di distanza. Diceva: come è potuto succedere a me, che sono una medaglia d'oro fatta da lui, che è un attore? E Luis Delgado, che noi conosciamo poco perché morì giovane e non fece cinema, ma in America vinse più di 40 tornei, spesso apparso sulla rivista Black Belt, diceva: ogni volta che mi alleno con Bruce, ogni volta che facciamo sparring, mi sento in soggezione perché non riesco ad essere alla sua altezza. E così via. Come pure però ci sono gli aneddoti che ci raccontano un Bruce Lee che era, per così dire, un work in progress, cioè Bruce Lee non è nato, come tutti del resto, non è nato già formato, ha subito le sue sconfitte per diventare quello che è diventato come artista, come attore, come marzialista. E le sconfitte però sono quel qualcosa che una certa parte dei suoi adoratori, quelli ovviamente più accecati dall'amore o magari da interessi commerciali, non vogliono mai sentirsi raccontare. Ma siccome Dragonland è un canale di cinema, poi alla fine fondamentalmente stiamo cercando di restituire a Bruce Lee una sua giusta dimensione, noi adesso raccontiamo anche quella nelle parole dello zio di Bruce Lee, il maestro Siu Hon San, del quale andiamo a leggere una testimonianza. Bruce aveva un carattere a volte impossibile, era intollerante di tutto e di tutti. Altre volte invece era docile, affettuoso e soprattutto generoso con i suoi compagni di corso. Non voleva essere secondo a nessuno, voleva primeggiare in tutto e su tutti. A volte dovevo intervenire anche bruscamente nel richiamarlo a controllarsi. Mi obbediva con un inchino, ma sul suo viso si leggeva la rabbia. Finito l'allenamento veniva a sfogarsi con me. Ho faticato molto ad insegnargli che prima di tutto doveva scusarsi e riappacificarsi con i suoi compagni, poi poteva venire a sfogarsi con me. Era molto portato allo studio delle arti marziali cinesi, peccato sia morto così prematuramente. Spesso mi confidava che la sua grande aspirazione era, terminata la carriera cinematografica, di dedicarsi solo ed esclusivamente alla pratica e all'insegnamento di queste discipline. Io molto spesso, per metterlo alla prova, ma soprattutto per farlo arrabbiare, gli dicevo che non era adatto a fare il maestro, e a questo proposito adducevo svariate ragioni,
non ultima quella che doveva prima di tutto imparare a domare quel suo pessimo carattere. Ascoltava con molta umiltà e attenzione. Per una settimana, 10 giorni, si dimostrava umile e tollerante e poi eccoci da capo. Una volta, durante un allenamento in coppia con un suo compagno molto più giovane di età, ma non di corso, subì un'amara sconfitta ed insieme una profonda delusione. Infatti, questo mio giovane allievo, aveva appena 14 anni, in un combattimento di abilità chiamato Tui Shou, lo fece letteralmente decollare dal Ditang, tappeto di allenamento, alla parete più vicina. Essa distava circa 3 metri da Bruce ed il suo compagno, andandovi a sbattere violentemente la schiena. Prima lo stupore, poi la rabbia del caro Bruce Lee fu incontenibile, soprattutto nei confronti di questo suo giovanissimo compagno di corso. Non osava crederci, lui, Bruce, battuto da un ragazzino. Senza fare il saluto al giovane compagno, a me accennò con uno sguardo ed una smorfia di dolore insieme per quanto appena accadutogli e senza proferir parola chiese di potersi congedare dalle lezioni per quel giorno. A corredo dell'aneddoto che avete sentito adesso, che fu pubblicato nel lontano 1987 nell'autorevolissima pubblicazione Bruce Lee 14 anni dopo, che era un libro supplemento alla notissima rivista Banzai, che era uno dei testi fondanti per cui tutti noi un po' ragazzini d'allora seguivamo l'argomento anche con queste riviste. Ce n'erano due poi in Italia, Samurai e Banzai, che poi diventerà Super Banzai. Questo aneddoto, che apparve allora per la prima volta, ha anche una sua versione cinematografica in maniera criptata, che è quella che state per vedere, tratta dal film Il giovane tigre, The Young Tiger, che era uno dei tanti film di Kung Fu, un tanto al chilo, che si realizzavano all'epoca perché c'era grande richiesta, con Meng Fei, attore stuntman degli Shaw Brothers, di origini tra l'altro in parte milanesi, e all'inizio di questo film c'è lui che interpreta un campione d'arti marziali che viene sfidato in palestra da un individuo un po' borioso, un po' in cerca di pubblicità, che si è portato addirittura dietro il fotografo. E quindi, a una successiva analisi col senno di poi, sembrerebbe proprio essere il duello nel quale Bruce Lee, andando lì per fare il divo, venne in realtà sconfitto. E a corroborare questa tesi, che io credo vera, c'è proprio il fatto che sia l'aneddoto che avete ascoltato sia lo spezzone che state per vedere hanno in comune la stessa persona, ossia quello che vedrete nello spezzone, il maestro anziano, è proprio Siu Hong San, maestro dello stile Jeet Kune Do e stuntman del cinema di Hong Kong, che con tutta probabilità ha raccontato questa cosa allo sceneggiatore, che quindi l'ha rielaborata per il film. Contro questo ragazzo per me sarà facile. Lo farò a pezzi. Tu non lo conosci bene. Non conosci il giovane tigre. Mm-hmm. Giovane tigre. E come ti chiameranno? Quando ti vedranno come ti avrò ridotto io. Magari giovane gatto bastonato. Può darsi, ma sta certo che non te ne andrai di qui con le tue gambe. Oh, my God.
Vedo che ti piace essere fotografato. Avanti, scattane un'altra. Coraggio! Il successo internazionale di Bruce Lee ha generato nel tempo, ma sin da subito fino ad oggi, due legioni. Una minoritaria, i cosiddetti Bruce piattisti, così simpaticamente nominati, in quanto se c'è chi crede che la Terra sia piatta, ci può anche giustamente essere chi pensa che Bruce Lee fosse solo un attore. E poi dall'altra parte quelli che sempre simpaticamente chiamo i Bruce piazzisti, cioè quelli che lo piazzano al di sopra di tutto e di tutti. Ed entrambe sono due facce della stessa medaglia, che a volte è l'ignoranza, a volte è la malafede. Per cui quando nel 2021 c'è stato il relativo scandalo delle lettere alla cocaina, il fitto carteggio epistolare fra Bruce Lee ed il suo allievo Robert Baker di Stockton, California, Baker, lo ricorderete, era Petrov, il killer russo di Dalla Cina con furore, ed era anche il pusher di Bruce Lee nella vita, queste lettere autenticate dalla più grande casa d'aste americana, la Heritage Auctions, sono state messe all'asta e chiaramente da una parte i detrattori, quindi i Bruce piattisti, dicevano: ah, lo vedi? La droga, che come sappiamo non c'entra nulla né col fisico né col successo di Bruce Lee, anche perché è stata una cosa che, nella quale lui ha indugiato relativamente solamente negli ultimi due anni della sua vita, grosso modo. E poi dall'altra c'erano i Bruce piazzisti che si sono piazzati due nunchaku sugli occhi e hanno detto: no, non voglio sapere, non voglio, non è vero, non è vero, autenticate da chi? E soprattutto c'è stato l'assordante silenzio di Shannon Lee e della Bruce Lee Estate, che se fossero state false quelle lettere sarebbe bastata una mossa dei loro avvocati e tutto sarebbe stato bloccato. In realtà la cosa è andata avanti perché loro hanno scelto saggiamente la via del silenzio, di non dare pubblicità. Ma tutto questo cosa toglie a Bruce Lee? Nulla, lo 0,0, perché chi non è fanatico, chi non è animato da malafede, chi non è animato da ignoranza, sa che Bruce Lee ha fatto quello che ha fatto in nome della sua gigantesca volontà. Bruce Lee è stato la personificazione del detto di Vittorio Alfieri: volli, sempre volli, fortissimamente volli. Quindi lui, partendo da zero, è riuscito a diventare un grande genio, un innovatore delle arti marziali, fu chiamato il David Bowie del Kung Fu, perché in quegli stessi anni Bowie rivoluzionava il rock e lui ha rivoluzionato il Kung Fu e il cinema del Kung Fu e ce li ha fatti conoscere. Quindi è stato anche un grande maestro, perché comunque non scordiamoci le opinioni di vari campioni internazionali con i quali fece sparring, e è stato anche potenzialmente un buon combattente, perché certamente avrà avuto le sue esperienze, quantunque essendo un attore non ci teneva, e giustamente, a rovinarsi il suo bel profilo, perché non puoi andare sul set il giorno dopo, quando il giorno prima hai fatto un combattimento e magari c'hai un occhio pesto o il naso rotto. Quindi nulla toglie, tutte le detrazioni che si possono fare alla leggenda nulla tolgono alla grandezza di quello che è stato, resterà per sempre il principale, più influente maestro di arti marziali di tutti i tempi, cioè il più influente, quello più noto, quello che ci ha fatto conoscere un mondo fino ad allora esclusivo appannaggio di una parte, e anche un mondo adesso collegato, il mondo del cinema del Kung Fu, grazie al quale oggi esiste Dragonland. Tutti quanti mi scrivono, addirittura dei fans club che mi scrivono che vogliono le interviste, vogliono autografi, foto, proprio per quella piccola cosa che ho fatto con Bruce Lee, che in alcuni paesi l'hanno chiamata addirittura, cioè invece di chiamarmi col mio nome, di Italian Beauty. Sembra aprile-maggio. Sono venuti qua in Italia per girare questo film, perché volevano girarlo nei posti storici di Roma. E hanno preso un service italiano nel quale è capitato mio marito, che allora non era mio marito, non eravamo sposati,
E è capitato lui che a fare il service di questa cosa, di questo film. E nel frattempo cercavano un'attrice che potesse fare questa ragazza che lui, diciamo, rimorchiava a Piazza Navona, no? Una scena particolarissima. E lui mi aveva visto su un giornale, perché all'epoca io ero stata anche Miss Lazio, perciò stavo, poi sono diventata Miss Cinema. E quindi mi ha visto su un giornale, gli ero piaciuta e fatalità ero insomma stavo sotto mano a quello che faceva il service a Roma. E quella era una troupe, cioè una scena rubata. È chiaro che dentro il Colosseo, che si paga per entrare, ci doveva essere qualcuno che te lo lasciasse fare. E difatti c'è un vigile che ha preso la mancetta, anche se si dovrebbe dire. Anche le scene che hanno girato a Tivoli erano molto belle, quelle con tutte le cascate. Anche lì sarebbe stato impossibile girare se non ci fosse stato in qualche modo qualche persona condiscendente. A parte che la mattina si allenava tutte le mattine, si alzava un paio d'ore prima, non avendo altri attrezzi, si metteva con le mani sulla sponda del letto come fosse una tavoletta, no? A provare. E poi lui si divertiva, stava sempre a torso nudo, era proprio il suo torso, e si divertiva a farsi picchiare, farsi dare dei cazzotti nello stomaco per far vedere quanto era, ma era un sasso lui. Nei film, nel momento che lui diventava Bruce Lee e il re del Kung Fu, diventava un'altra persona. Altrimenti era schivo, insomma, non era di poche parole. Invece il momento che diventava Bruce Lee faceva vedere tutta la sua potenza. L'ultima sera del film è stata fatta una cena, come si fa di solito, la produzione offre una cena, e siamo andati vicino a Piazza Navona. Dopo mangiato si decide di andare tutti a casa mia. Io abitavo là vicino a Via dei Coronari. Io ero con i calzoncini hot pants come andavano allora, adesso vanno anche adesso. E dietro sentivo dei ragazzi che facevano dei commenti tipo abbona, queste cose del genere, forse anche più pesanti, però insomma lì per lì non è che ci ho fatto caso. E dietro di me c'avevo tutto il codazzo, avevo Bruce Lee, avevo uno che faceva la produzione, adesso non mi ricordo come si chiama, e poi avevo un altro Chuck Norris, poi un'altra persona che era un range americano, che era invitato per il film, mi sembra che lavorava anche lui dentro. Erano tutti un po' brilli, erano tutti un po' ubriachi, perché il vino... Tutto. Comunque lui era un salutista, non è uno che faceva, cioè stava molto attento, diciamo, al suo fisico. Allora sento che dietro c'è un po' di maretta, cioè un po' di confusione. Venga a sapere, perché io vado a casa e non mi ritrovo nessuno, mi ritrovo mio marito che viene a casa dicendo guarda che questi sono spariti, è successo un casino a Piazza Navona perché sono volate botte da orbi, perché questo direttore di produzione ha cominciato a prendere un ragazzo, dai un cazzotto, allora quell'altro, allora non si capiva più niente chi menava, chi non menava. E Bruce Lee, Chuck Norris e Range sono scappati. Non c'era più nessuno, è arrivata la polizia anche. Abbiamo cercati, perché poi l'unica cosa, non c'erano i telefonini allora, all'hotel, non erano arrivati subito, dopo una mezz'oretta stavano in hotel. No, ma un incidente avrebbe bloccato la loro carriera. E di fare la coproduzione con lui, voleva che si mettesse al 120 milioni, quindi più o meno 60.000 euro per tre film. Però bisogna pensare che erano anche 72. All'epoca si poteva fare un film con 200 milioni, una cosa del genere. No, non abbiamo subdorato la potenzialità di questo personaggio che poi sarebbe diventato la leggenda del Kung Fu. Ma sembrava un cinese piccolo piccolo. Allora faccio un saluto e un in bocca al lupo al canale Dragonland di Lorenzo De Luca. Reputo uno dei più grossi conoscitori di quello che riguarda la cinematografia orientale. A proposito, ricordo Bruce Lee, lo ricordo chiaramente, da ragazzino era il nostro supereroe, impersonava i Fantastici 4 in 1, perché era
era ciò che poteva fare lui, essere quattro in uno. Ci domandiamo come è accaduto in un'epoca, parliamo degli anni 70, per lui in maniera non si capisce come, se per una pasticca, per il mal di testa o per altre cose. Ancor più drammatica e misteriosa rimane la morte di Brandon, il figlio, il quale raccoglieva una bella eredità. Ce lo hanno portato via, però hanno lasciato tutti e due un buon messaggio, hanno lasciato un ottimo segno e hanno lasciato Lorenzo De Luca, che ha raccolto tutte queste cose come un collage gigantesco, ha rimesso insieme i pezzi e grazie a lui che ancora se ne parla e grazie a lui che ancora funzionano certi canali, grazie a lui che esiste questo canale, grazie a lui che esiste un documentario Dragonland che tra l'altro vi auguro di vedere perché è un'opera straordinaria, un'opera che contiene delle documentazioni, dei documenti, degli aneddoti, delle interviste imperdibili e introvabili. Quindi grazie a tutto questo, mosso da un piccolo drago che ha fatto grande la sua storia. Un saluto a tutti. Ma prima di tutto io ho avuto gli stessi stuntman di Bruce Lee e questo fatto ha determinato una nuova tecnica di combattimento. E la cosa meravigliosa è che abbiamo trovato questi atleti incredibili che facevano delle cose stupende. Perché i colpi, noi altri che andiamo a velocità normale, normalmente con i stuntman miei, si rallenta l'azione di lotta. Per far capire al pubblico perfettamente i colpi dove vanno a finire. E quindi con loro io ho dovuto rallentare innanzitutto la possibilità di poter far vedere bene quello che facevamo. E poi l'agilità che hanno loro, essendo di peso molto leggero, che mi saltavano nella mia altezza senza passandomi sulla testa andando dall'altra parte. Io facevo il salto mortale indietro, loro su una gamba lo facevano, mi mortificavano, partivano con una gamba, facevano il salto mortale indietro, ho detto. Addirittura ti dicevano prendimi, prendimi, ossia non fai finta di prendermi. Il che a me mi dava un po' di timore, perché se pigli uno di quelli gli fai male pure, insomma, a un certo punto. E non è che loro non ti pigliavano, io ho avuto da loro dei colpi, me li davano. E io ho chiesto al dirigente, al capo di loro, dico guardate, io ho bisogno di 5 stuntmen che però non devono lottare in una maniera normale. Perché io mi tuffo in acqua e loro si buttano in acqua e c'è la lotta che cercano di uccidermi. A me mi hanno risposto, non c'è problema, non c'è problema. Vabbè, dico non c'è problema. La mattina io mi ricordo che c'erano anche 17-18 gradi dell'acqua, che significa acqua fredda. Io correvo su dei barconi che c'erano tutti in fila di questi barconi, saltavo su 2-3 barconi e poi mi buttavo in acqua completamente vestito. Io mi butto in acqua e quando mi giro per vedere questi che mi dovevano assalire, li vedevo che annaspavano, che chiedevano aiuto perché non riuscivano con i vestiti a muoversi in una maniera normale, anche se non sai se erano nuotatori, ma insomma la barca con l'operatore dentro, che adesso non mi ricordo chi era, con tutta la gente, quindi c'erano elettricisti, macchinisti eccetera, che cacciavano via questi che volevano aggrapparsi alla barca perché si stavano praticamente o affogando o stavano in difficoltà. E questi li cacciavano via perché la barca poteva rivoltarsi con tutta la roba dentro. E allora io sono andato lì e l'ho preso uno per uno e l'ho portati in un'altra barca che c'era vicino per poterli tirare su. Hong Kong. È la sera del 20 luglio 1973. Un violento acquazzone estivo si abbatte sulla città. Due uomini stanno seduti in un ristorante all'interno dell'hotel Miramar. Di tanto in tanto guardano verso l'ingresso. Il più anziano è Raymond Chow, un produttore cinematografico, il numero uno della Golden Harvest. L'altro è George Lazenby, attore australiano che ha interpretato il ruolo di James Bond. Non possiamo aspettare tutta la notte, signor Chow. Un po' di pazienza, è la nostra unica star internazionale. Si gode il suo momento. L'ho lasciato qualche ora fa a casa di Betty. Lo avrà trattenuto con argomenti convincenti. Thank you.
Poco più tardi, però, Cho è al volante della sua automobile, imbottigliato nel traffico della città. Ha l'espressione preoccupata. Una telefonata dell'attrice Betty Ting Pei lo ha messo in allarme. Quando arriva a casa della donna, Betty è lì che lo attende sulla porta. Pallida in viso. Cos'è successo? Ha preso qualcosa? Gli è venuto un forte mal di testa e gli ho dato una pasticca di Aquagesic. È soltanto un analgesico. Sul letto c'è un uomo che sembra dormire profondamente, ma l'espressione è serena. Si è disteso qui e si è addormentato, ma quando ho cercato di svegliarlo non mi ha risposto. Oddio, che facciamo adesso? Raymond prova a scuoterlo energicamente, a schiaffeggiarlo, ma niente. Dannazione, svegliati! Quell'uomo privo di sensi è una leggenda vivente, un semidio ad Hong Kong. Il maestro, il divo, l'eroe nazionale per milioni di cinesi. Buongiorno. L'improvvisa morte dell'attore di film d'azione Bruce Lee ha scosso molte persone a Hong Kong. Prima di essere una star del cinema d'azione di Hong Kong, lui era apparso in show televisivi internazionali come Long Street e Il Calabrone Verde. Oggi i nostri reporters hanno parlato con il capo della Golden Harvest, Mr. Raymond Cho, anche con il famoso maestro di Kung Fu di Hong Kong, Siu Hong Tsang, e con lo sfidante di Bruce Lee, Lau Dai Chuen. Qual è la loro opinione sulla morte di Bruce Lee? Ancora non conosciamo il responso medico. Forse non lo sapremo fino a lunedì. Ma la scorsa notte ed oggi l'ospedale e la polizia non pensano ci sia nulla di sospetto, di losco riguardo la morte. Questa morte improvvisa è uno shock? Naturalmente una morte improvvisa è uno shock per tutti. Perché ieri e il giorno prima io l'ho visto e non c'erano segnali. Stava bene, niente di anormale. La gente pensa che ultimamente, dice che ultimamente avesse una cattiva salute sul set. Ve ne siete accorti? No, questo maggio c'era stata una situazione. Aveva vomitato e avuto spasmi. Durante il doppiaggio di Enter the Dragon, d'improvviso era stato colto da vomito e poi ha avuto spasmi. Immediatamente l'ho portato in ospedale. La situazione era pericolosa, ma dopo la rianimazione si è risvegliato, è rimasto in ospedale per una settimana, dopodiché i controlli non hanno rilevato anomalie. Per quanto riguarda la salute, alcuni giornali hanno scritto che l'operazione alle ghiandole sudoripare può averla influenzata, ma secondo me non penso che questo sia possibile. La sua salute non era particolarmente malvagia. Occasionalmente era giù di corda, ma c'era abituato. Bruce Lee come persona, in relazione alla possibilità che avesse nemici, no, non aveva problemi in quel senso. In termini di arti marziali si allenava molto duramente. Questo potrebbe aver causato stress al suo corpo. Non lo sapremo fino all'autopsia. Ma come persona, come artista marziale cinese, aveva elevato il livello delle arti marziali cinesi. Inoltre non era un bruto, era andato all'università, aveva studiato duramente filosofia. Filosofia e Kung Fu sono connesse. E io penso, no, non aveva realmente nemici.
Penso sia una perdita per le arti marziali cinesi. Mister Lee, quando era in vita, aveva portato alla gente d'oltremare, non solo a Hong Kong, aveva introdotto le arti marziali cinesi. Questo era un grande contributo. Stamattina sul giornale ho scoperto che era morto, una notizia davvero improvvisa, e nel profondo del mio cuore ho pensato: che grande peccato. Dicono che un fulmine non cada mai due volte sullo stesso punto, mentre invece è proprio questo che sembra essere accaduto nel caso di Bruce Lee e di suo figlio Brandon. Mentre ero a Hong Kong a realizzare il mio documentario sul cinema di arti marziali, mi dissero che c'era un tocco di qualcosa di kennediano nel modo in cui la sorte si era accanita sui Lee. Bruce Lee era marcato da una contraddizione, mentre per noi era il simbolo delle arti marziali, per i cinesi invece era un po' un antitradizionalista, ossia l'uomo che aveva rivelato al mondo dei segreti di una cultura che per i cinesi più tradizionalisti andava mantenuta segreta. It's great that you wrote these books about my father because I think that he's very worthwhile of admiration. I admire him a great deal myself. I thought Game of Death was very offensive too. The 15 minutes or so that my dad is in, I think, are wonderful. Yes, the next film I'm doing doesn't have any martial arts. It's called Il Corvo. It's about rock and roll, Edgar Allan Poe, Amore, Morte. Actually, you know, I've played very few of those characters. I've only played a mafioso character 3 times out of 180 movies. I did one in Rapid Fire, which I did with Bruce Lee, with Brandon Lee, Bruce Lee's son. E per me era facile perché non dovevo fare la parte marziale, facevo la parte del capo mafioso Brandon Lee, che doveva fare un sacco di azioni, e fu molto difficile. Infatti una volta si è fatto male in gamba, dobbiamo fermare il film per mi pare 10 giorni. More than unfortunate, it was deeply tragic that the film after this, The Crow, was his last picture where he actually was killed. They had not followed proper procedure. Normally what they do is they put a half load or sometimes a full load in the chamber with obviously no bullet in it, and this time they did an insert shot where they had inserted a real bullet, and the tip of the bullet had gotten stuck in the chamber. They didn't realize that when they put in the load, they now had a loaded gun, and he was shot in the stomach apparently, and died a few hours later. It was a very terrible tragedy. I think Bruce Lee kind of represented an extraordinary ebullient spirit, a great liberating soul. His son Brandon had very similar qualities. Brandon, I know, was a serious actor, we talked a lot about his desire to work as an actor, be known primarily as an actor, not just as a martial arts actor. Bruce Lee is a great man. I faced, I look at Bruce Lee, he not only is a great master, and also is a great actor. You know, when Bruce Lee is young, yeah, he can act, you know? I don't believe it. A kung fu man, he likes the girl, he has his own life. Lee Sun Hung, he from small to young, he is dancing. He's a dancer, Bruce Lee, a dancer. Cha-cha. Lee Sun Hung, he's not a teacher. He's learned.
我講認真啊，根本唔係學啊，啲學過唔係拜師嘅，係徒弟同學生嘅兩件事，佢學生嚟嘅，徒弟啊跪喺度拜，學生咧就話俾錢，咁跟住佢去美國，佢老豆好有錢嘅，爸爸好有錢嘅，咁啊叫佢外國讀書。 佢唔讀書，就日日自己練嘢。佢將空手道、合氣道、空手道、合氣道同埋空手道、合氣道、泰拳道、Taekwondo， 即係全部咧，即係幾部都合埋練。咁啊，日日都練，咁啊練到佢練到。 個速度快，咁翻嚟香港就想拍電影嘅，咁啊第一個就同邵氏講就傾唔成，但係佢係個腳唔係犀利，個拳犀利，佢入練個拳犀利，佢腳咧就做嚟睇啫嘛，而家啲腳踢啲腳都靚過佢咯，一拳犀利。 Bruce Lee diceva che una sconfitta non è nient'altro che un'indicazione verso qualcosa di meglio. E adesso, visto che siamo stati introdotti sul lato tecnico di Bruce Lee da un grande campione come Carlo Pedersoli Jr., mi sembra giusto passare la parola a qualcuno che, anche lui sul piano tecnico, oltre a essere stato uno di quelli che hanno portato all'epoca, molti anni fa, negli anni 90, il Jeet Kune Do in Italia, per poi discostarsene con tutta una serie di esperienze, è comunque rimasto un innamorato di Bruce Lee, perché tutti da bambini abbiamo iniziato da quello. E quindi passo la parola al maestro Roberto Castagnini, a voi più noto come il giustiziere giallo. Jeet Kune Do nasce appunto nel 1960 con lo studio che Bruce Lee portò avanti nelle varie arti marziali, dove lui era un appassionato e un ricercatore. Oggi è una filosofia che si ripropone in tutte le arti marziali, diciamo, di sport da combattimento, da contatto, dove trovano praticamente un pensiero e filosofia comune a tutto questo. Ciao Lorenzo, eccomi qua. Allora, sono innanzitutto onorato di essere parte integrante di questa prima puntata di Dragonland 4K e come tu ben sai io questa sera sono qui nel mio quartier generale di Roma, la mia sede storica, non in veste di giustiziere giallo ma di maestro di arti marziali, e questo contributo che ti voglio dedicare è per il cinema di azione. Allora ricordo a tutti che oltre a essere istruttore di Jeet Kune Do, di Cali e di Silat, ho avuto esperienze con molti dei maestri internazionali che mi hanno certificato. Quindi ci sarà un contributo su questo tuo video che vedrai i miei maestri in azione e il loro contributo che hanno dato ai massimi film di azione che hanno girato per le grandi etichette internazionali, e spero che i nostri follower possano gradire quanto segue. Un caro saluto, ciao! Eccomi Lorenzo per il mio personale contributo per questa puntata speciale di Dragonland 4K. Come già annunciato e promesso, vorrei partire con quelle che sono l'uso e l'utilizzo delle arti marziali del sud-est asiatico, nella fattispecie Cali e Silat, nei film di azione che in questo momento stanno riscuotendo molto successo, soprattutto tra i giovani, considerando che sono le nuove produzioni. Ovviamente le persone che vedrai qui sono tutti esperti di Jeet Kune Do a livello internazionale, ma soprattutto sono stati dei veri e propri divulgatori delle arti marziali del sud-est asiatico. Io partirei con Sifuguro Ninopilla, che è stata una persona molto importante per il mio formamentis, per poi diventare istruttore proprio sia di Cali che di Silat, dove ha dato il suo contributo personale addestrando i protagonisti. Un noto film uscito nel 2021,
quale Mortal Kombat, dove ha riscosso discreto successo soprattutto tra i giovanissimi e tra gli amanti dei videogiochi. Rimanendo ancorato a quelli che sono i personaggi legati alla Innosanto Academy, non poteva mancare l'allievo più anziano in Europa, cioè Sifuguru Bob Brin, che è stato l'artefice per la formazione del noto attore e rapper Ed Skrein, che lo ricordiamo nel ruolo nel film della Marvel Deadpool, dove è l'antagonista, ma soprattutto, per citarne uno dei più famosi, del film di successo The Transporter. Rimanendo fortemente ancorati a quelli che sono i personaggi provenienti dalla Innosanto Academy, non poteva certamente mancare il simpaticissimo Sifuguru Joaquin Almeria, maestro dall'alto tasso tecnico, un vero e proprio punto di riferimento in quegli anni per quello che era il panorama del Jeet Kune Do e del Kali. Lo vediamo qui in veste di autista accanto a John Travolta nel famosissimo e bellissimo film From Paris with Love, che oltre a essere presente come attore ha curato personalmente tutte le scene di combattimento e di fight sia a mani nude che con le armi. Questo film è stato un grande successo e la grande soddisfazione è stata che come artista marziale ha lasciato un contributo indelebile a questo fantastico film. Siamo arrivati ora a un personaggio di altissimo livello, un personaggio di spicco che ha influenzato molto il mio modo di combattere nell'arte del Kali. Sto parlando di Tujon Felix Cortés da Porto Rico. Inizialmente anche lui appartenente all'Innosanto Academy, prosegue il suo percorso approdando in quello che è la più temuta e guerriera accademia di Kali della famiglia Sayoc, fino a diventarne uno dei sei membri più importanti, raggiungendo il titolo di Tujon. Il suo contributo cinematografico è molto evidente perché fa parte di uno staff in America di stuntmen, dove vengono usati nei film più di successo quali della Marvel e quelli della DC Comics. Parliamo ovviamente del suo grande contributo in Daredevil 2015, la serie televisiva, dove le scene di lotta sono curate nei particolari e si evince ovviamente molto della tecnica che lui personalmente insegna, fino ad approdare all'ultima produzione della DC con Wonder Woman 1984. Un film che ancora non è uscito nei nostri schermi, ma che in America già sta facendo breccia, è un film sugli zombie, Johnny Z, che spero prima o poi anche noi spettatori italiani avremo modo di vedere e di apprezzare appunto queste fantastiche scene di azione. Per la prima puntata speciale di Dragonland 4K porto orgogliosamente questa testimonianza per colui che mi ha dato l'ispirazione, che mi ha dato praticamente la possibilità di vedere la scienza applicata al combattimento e ovviamente ne ha dato prova attraverso i suoi combattimenti, attraverso i suoi tornei, ma soprattutto attraverso l'opera di diffusione che ha fatto in giro per il mondo, considerandosi la vera macchina da guerra creata da Danny Innosanto. Sto parlando di Sensei Eric Paulson. Per me è un personaggio fondamentale per quello che è stata la mia formazione e per quanto riguarda il suo contributo che ha dato al cinema, è stato colui che ha avuto il modo di essere parte integrante sia per l'addestramento, ma soprattutto ha curato le scene di uno dei famosi film che hanno avuto un successo abbastanza importante, e sto parlando di Never Back Down, film interamente dedicato all'MMA e che insomma ha fatto felici tutti coloro che apprezzano e che amano il combattimento inteso come sport e come esperienza di vita. E per concludere questo mio intervento su questa bellissima puntata di Dragonland 4K, caro Lorenzo, non mi resta che ringraziare colui che è l'artefice primario, quindi l'autorevolezza di quello che è stato la conoscenza per molti di noi, ovvero sto parlando di Sifuguru, Danny Innosanto, che grazie alla sua opera di divulgazione ci ha fatto apprezzare le straordinarie arti marziali del sud-est asiatico, lasciandoci letteralmente incantati, ma soprattutto ci ha fatto conoscere l'arte marziale del nostro caro amato Bruce Lee. E con questo ti mando un caro saluto sia a te che ai tuoi follower. Spero che il mio intervento sia stato apprezzato e non ci resta che salutarci e quindi
Un grande abbraccio da parte di Punon Guru Roberto Castagnini, alias il giustiziere giallo. A presto. Che dire? Sicuramente quel signore ha fatto la storia del cinema. Però io dico che c'è un altro personaggio importantissimo con il quale io da ragazzo sono un po' cresciuto, andavo a vedere sempre i suoi film, che non solo ha fatto la storia del cinema, ma è entrato nella leggenda. Ma vogliamo parlare di Bruce Lee. Ragazzi, Bruce Lee è stato un mito. Per noi ragazzi, io parlo dell'epoca anni 70, quando sono usciti tutti i film di Bruce Lee. Credo che non ci sia stato ragazzetto, ragazzo, giovane, vecchio che non sia andato a vedere i film di Bruce Lee. Era per noi poi quasi una novità, perché vedere un personaggio così, un attore, in azione, poi Bruce Lee, cioè il re del karate, del Jeet Kune Do, di tutte le armi marziali. Quando si parlava di armi marziali, di chi si parlava? Di Bruce Lee. Io devo dire, a proposito, io mi chiamo Massimo Panni, sono un attore stunt, maestro d'armi e faccio questo lavoro, diciamo, dai primi anni 70. Quindi per me, dove praticamente il cinema d'azione era importante, era il mio lavoro, andare a vedere tutti i film di Bruce Lee, e beh, ragazzi, era come andare a scuola. E parlare di Bruce Lee è anche un po', no, soprattutto anche parlare di un grandissimo amico mio, sceneggiatore, conoscitore di Bruce Lee, di tutta la vita di Bruce Lee, che ha scritto molti, molti libri, il mio amico sceneggiatore Lorenzo De Luca. E quindi un saluto a Lorenzo e spero questa mia piccola testimonianza in mano a Lorenzo, possa essere un pochino utile. Ciao ragazzi! Siamo arrivati a questa conclusione che in realtà speriamo dipenderà da voi, dalle vostre iscrizioni, dalla maniera in cui sosterrete, se lo sosterrete, il canale. Ci sarà un'altra puntata. L'altra puntata, la prossima, che dipenderà ovviamente da voi, che in realtà doveva essere questa, però avendo avuto un grande campione di arti marziali miste come Carlo Pedersoli che parlava di Bruce Lee, abbiamo deciso di riparlare di Bruce Lee. In realtà io avrei voluto parlare del cinema d'arti marziali alle sue origini, ossia il cinema del muto, oltre 100 anni fa le prime serie d'arti marziali, fino a quello che è considerato, da chi conosce l'argomento ovviamente, il primo grande classico del cinema del Kung Fu moderno, l'inedito in Italia, Vengeance, con David Chang e Till Lung. Quindi fare un rapido excursus. Beh, questo lo faremo nella prossima puntata, che sarà poi alla fine la prima, se questa puntata zero godrà del vostro appoggio, godrà del vostro sostegno. Quindi, che dire? Se ci vediamo, ci vediamo. Se non ci vediamo, se siamo beccati. Ciao!